Mi pare sia così il giusto finale di un buon periodo svolto bene. No, perché come hai detto giustamente tu, avevamo la necessità di far fare un tempo ad ognuno e quindi erano diciamo così, cambi previsti per far fare proprio il minutaggio a tutti quello che dovevano fare, ecco, in base anche alle loro condizioni fisiche. Anche questo è un discorso di minutaggio, di pochi centrocampisti e quindi dovevamo far fare a Jajalo, a Iljamark perché avevano un po' le gambe pesanti, solamente 45 minuti, quindi abbiamo pensato di fare così. Cavani. Ma guarda, hai detto bene, perché Struna ha delle qualità talmente importanti a livello fisico ma anche a livello tecnico che a parere mio può anche giocare davanti alla difesa. Primo tempo, a me il primo tempo invece... Il Palermo è piaciuto, è stato ordinato, ha creato 3-4 palle gol nitide, gli altri non hanno tirato in porta, quindi mi pare, se non ho visto male, di aver visto un Palermo ordinato che ha creato 3-4 palle gol e non ha concesso nulla agli avversari. Io ho risposto alla domanda, a me il primo tempo il Palermo è piaciuto, è stato ordinato, ha creato 5 palle gol e non ha concesso nessuna palla gol. Ripeto, nessuna palla gol agli avversari. Ma può anche essere, però dopo c'è stata una bella reazione. Insomma, io adesso, noi facciamo lo score. Abbiamo contato 10 palle gol per il Palermo e 0, anzi no, scusatemi, una. C'è anche una traversa. Una palla gol alla fine per loro, ecco. 10 sì. Palle gol contro una palla gol che è venuta 5 minuti sì. Alla fine. Quindi questo è, sono i dati, ecco, poi dopo ognuno dice quello che vuole. You
Sì, quando è arrivato qua per me era difficile per lingua, no? Però è bene che quando sono arrivato qua, arrivato subito a ritiro, che sono come si dice, che io sono andato subito con mia squadra e ho sentito sempre le stesse parole, così è imparato meglio parlare italiano, no? Se tu vuoi imparare italiano, tu puoi imparare, se tu non vuoi imparare italiano è difficile, no? C'è giocatori che se un anno qua e non può parlare italiano, no, così. Penso che tutti conoscete che l'anno scorso era cambiato tanti allenatori, no? E per squadra questo era difficile, perché sempre deve cambiare di tattica, non lo so, di mister, cosa lui vuole, no? Differente, tutto era differente. Però se tu rimani con un mister e se ti lavori sempre lo stesso e si prepara per tutta la stagione, per prossime partite, penso che questo è meglio per la squadra, no? Se tu cambiare sempre ogni 2 mesi, sempre allenatore, cambiare allenatore, è difficile per la squadra anche, no? Ma per me, io non conto di quanto gol ho fatto, però è importante, no, per me che faccio fatto gol più è meglio per me, meglio per la squadra, no? E allora adesso penso solo far bene qua, e penso che siamo insieme con la squadra, abbiamo un'atmosfera bene adesso e ci prepariamo per iniziare la stagione. Sì, con Balog siamo un anno qua, no? Diciamo è 8 mesi, lui è arrivato a gennaio, quindi con Nestorowski conosco di nazionale, con loro due siamo bene, molto bene amici, e penso che loro hanno qualità per far bene qua. Quindi adesso, quando è arrivato Nestorowski, Balog non era giocato l'anno scorso, no? Adesso con questo ritiro proviamo un po' migliorare un po' di connessione con i giocatori. Emba lo anche conosco con questo anno, perché l'anno scorso era andato a prestito a Brescia, però mi trovo bene perché loro hanno qualità, no? E loro vogliono giocare, penso che loro ci sono pronti per far bene qua in Serie A. Senti, con un ragazzo nuovo. Mi presento con 3 buchi, una cistifella in meno e un difensore centrale in più che ci serviva. Okay. Voi lo conoscete, per cui sapete qual è il suo passato, il suo curriculum. Non ha bisogno di presentazioni, è il primo giocatore di una rosa che arriverà con la gestione Fagiano. Sì, erano già previsti per oggi e domani altri arrivi, stiamo ancora trattando perché le trattative sono lunghe, sia in entrata che in uscita, per cui vediamo, però arriveranno. Di solito 2 centrocampisti, un difensore e un attaccante. Un secondo portiere? No, l'abbiamo già, abbiamo Polignati come secondo portiere. Quindi il secondo portiere non è più, No.
L'esterno diventa destro o sinistro? Il secondo portiere, se arrivasse, arriva uno anziano per mandare a giocare Polignati, che ha un grande futuro davanti, solo che purtroppo poverino ci dispiace tenerlo a fare il secondo perché meriterebbe di fare il primo. Visto che Morganella sta giocando a sinistra, può arrivare anche un esterno destro o arriverà un... Gli esterni destri ne abbiamo quattro: Vitiello, Morganella, Rispoli e Struna. Quindi manca a sinistra. E poi non è che ci vuole andare tanto a indovinare, arriverà a sinistra sicuramente. Come lui è un sinistro. Arriverà qualche italiano anche, Fagiano sta lavorando anche su quello, sta lavorando su diversi nominativi che lui conosce molto bene. Io mi augurerei sempre che arrivassero prima gli italiani. Mamma mia, pensaci tu.